Va ora in onda il culto evangelico Valdese, a cura di Vito Gardiol, pastore alla chiesa di Prali. Cari fratelli e care sorelle, iniziamo il nostro culto invocando la presenza del Signore. Il nostro aiuto, la nostra forza, la nostra speranza sono nel nome di Dio Padre che ci ha creati e ci salva in Gesù Cristo. Amen. Dal libro dei Salmi leggo: A te spetta la lode, o oh Dio che dimori in Sion. A te il compimento delle promesse. A te che esaudisci la preghiera verrà ogni creatura. Tu percorri la terra e la irrighi e la fai produrre abbondantemente. I ruscelli di Dio sono pieni d'acqua. Tu procuri agli uomini il grano quando prepari così la terra. Tu irrighi i suoi solchi ne pareggi le zolle l'ammorbidisci con le piogge ne benedici i germogli. Tu coroni l'annata con i tuoi benefici e dove passa il tuo carro stilla il grasso. Esso stilla sui pascoli del deserto, e i colli sono adorni di gioia. I pascoli si rivestono di greggi e le valli si coprono di frumento. Essi prorompono in grida di gioia. E cantano ci raccogliamo in preghiera Signore Dio nostro siamo ripieni di gioia per la bellezza la grandezza la perfezione della tua creazione fedele alla promessa fatta dopo il diluvio tu sei vicino fai prosperare la terra e come una madre generosa accudisci i tuoi piccoli ogni creatura dalla più grande e maestosa alla più piccola e insignificante. Ti lodiamo, Signore, perché Tu sei sempre presente e pronto ad accoglierci fra le Tue braccia, amorevoli. Donaci, o oh Signore, la saggezza per custodire responsabilmente la Tua creazione, quali figli e figli obbedienti, come lo è stato fino alla fine Gesù Cristo, nostro fratello, e Salvatore. Amen. Dall'Evangelo di Matteo al capitolo 6, versetto 25 leggo Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai. E il Padre nostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può, con la sua preoccupazione, aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone. Con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno cari fratelli e care sorelle sappiamo bene che le preoccupazioni per il nostro vivere quotidiano, per i nostri bisogni di oggi e di domani è cosa che ci accomuna tutti. Che più che meno ricchi e poveri, italiani e migranti, credenti e non, ci preoccupiamo del nostro domani, per noi e per i nostri familiari. Ci preoccupiamo di avere abbastanza da mangiare, di che vestirci, di avere i soldi per pagare l'affitto o le rate del mutuo, per pagare l'istruzione dei nostri figli. E poi per andare in vacanza e per poterci qualche volta anche concedere qualche svago. E poi per avere quello che serve per costruire una casa, al mar o in montagna, e poi per prendere una macchina nuova, per comprare ai figli il cellulare alla moda. E abiti che non li facciano sfigurare. E poi ancora per rinnovare la cucina, cambiare il salotto per poter avere un aiuto in casa, per investire qualcosa per quando non si sa mai, è sempre più su, le preoccupazioni invece di diminuire aumentano man mano che aumenta il nostro benessere. Certamente sì, poi ci preoccupiamo anche di avere ancora qualcosa da dare alla nostra Chiesa, anche se, ahimè, sappiamo bene che quest'ultima preoccupazione è al fondo della nostra scala di priorità. Sempre la prima a cui sentiamo di poter rinunciare non appena è necessario risparmiare un po'. Insomma, rimane il fatto che la preoccupazione per il domani è una costante dell'umanità. Ai tempi di Gesù, come ai nostri. Un atteggiamento di ansia per il futuro che, nell'abbondanza come nella penuria, è comunque dettato dalla paura, dal bisogno di stabilità, di certezze, che non siamo cap più capaci di ricercare in Dio e che ci vogliamo costruire da soli. E più cerchiamo di farlo, più scopriamo la nostra fragilità e più aumenta l'ansia. In un circolo vizioso e inarrestabile, in un vortice in cui è la nostra fede a pagare le conseguenze. Quindi è certamente utile per tutti noi riascoltare queste parole del Vangelo ogni tanto, ridimensionare le nostre preoccupazioni, riscoprire quali sono le priorità della nostra vita di credenti. E oggi voglio soffermarmi con voi proprio sulle parole centrali di questo discorso di Gesù, quelle che ci indicano chiaramente come vivere questa vita basata non sulle nostre preoccupazioni ma sulla fiducia in Dio. Dice Matteo, cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Ma cosa significa ricercare il regno? Cosa c'entra questo con le mie preoccupazioni economiche e materiali? Cosa c'entra cercare il regno con la mia necessità di mantenere la mia famiglia e me stesso. Nelle nostre chiese in cui la fede è diventata sempre più una questione separata dal resto della vita, questa domanda è effettivamente legittima. Quando mi occupo di fede, mi occupo del mio rapporto con Dio, con il mio prossimo. E all'interno della mia ricerca di fede posso inserire anche la ricerca del Regno. Ma quando si tratta del mio lavoro, della mia famiglia, dei miei interessi culturali o dei miei sbagli, allora cosa c'entra ricercare il Regno? Qualcuno potrebbe dire: Non possiamo mica infilare la religione da qualsiasi parte. E così continuiamo a pensare che la fede sia solo un settore della nostra vita e certo non il più importante. E quando si parla della vita, quella vera, secondo alcuni quella del nostro quotidiano, quella in cui dobbiamo portare avanti il nostro lavoro, le nostre relazioni, allora la fede, il rapporto con Dio, il tempo che gli dedichiamo può essere lasciato da parte, come se fosse una piccola parentesi di cui quasi vergognarsi. Ma Gesù su questo è molto chiaro. La cosa fondamentale nella nostra vita, quella che non può essere seconda a nient'altro, non è la soddisfazione dei nostri bisogni primari. Non perché questi non siano reali e perché si possa fare a meno di tutto ciò, ma perché Dio ben sa di cosa abbiamo bisogno. A tutto ciò, a tutto il resto ci si arriva sicuramente se definiamo bene le nostre priorità. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio. Di nuovo mi chiedo che cosa significa ricercare il regno e la giustizia di Dio. Sono realtà che non è dato a noi di realizzare. Il regno di Dio verrà indipendentemente da noi e non possiamo costruirlo noi la sua giustizia è così lontana da quella umana e noi possiamo solo invocarla, ma certo non, non, è, non sta a noi di compierla. Cosa significa allora ricercarle? Significa quello che ci dice il profeta Michea quando dice «O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene». Che altro chiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, che ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Cos'altro richiede il Signore che ci ha fatto conoscere cosa è bene se non di camminare umilmente con Lui secondo questa conoscenza? Giustizia, amore e umiltà, ecco le parole che il profeta ci offre. Quello che ci viene chiesto quindi non è una legge o una morale a cui legarci, né un nuovo legalismo, né un buonismo in cui tutto si annulla, ma giustizia e amore. La vita vissuta alla luce dell'amore che il Signore ci ha insegnato. Una vita così vissuta significa una vita vissuta in giusta relazione, vissuta cioè nella pace. E nell'amore con gli altri e con Dio. Ogni cosa che non permette questo, ogni cosa che non ci permette di vivere la nostra relazione di amore con il prossimo e con Dio, non è ricercare il regno di Dio, ma essersi lasciati prendere da altre priorità. Gesù ci dice: ricercate prima il regno e la giustizia di Dio. Non ci dice le altre cose, non le ricercate, sedetevi e aspettate che vi piombino dal cielo. Ma quel prima è un avverbio importante. Consideriamo quali sono le nostre priorità, cos'ha il primo posto nella nostra vita. Guardiamo i nostri conti e guardiamo le nostre agende giornaliere, guardiamo quali pensieri occupano quotidianamente la nostra mente quali preoccupazioni e riflettiamo se abbiamo dato il giusto ordine di priorità alla nostra vita. Perché l'alternativa non è fare o non fare, ma preoccuparsi o non preoccuparsi, vivere nell'ansia di non avere abbastanza o vivere grati di ciò che si ha. Lavoriamo con gratitudine per il fatto che abbiamo un lavoro. E guadagniamo per vivere? Oppure lavoriamo ossessionati dal lavoro e dal guadagnare abbastanza per raggiungere certi standard di vita che non fanno altro che innalzarsi? L'amore per Dio e per il prossimo è il nostro metro per misurare la qualità della nostra vita? O lo è il grado di sicurezze e di soddisfazioni personali che riusciamo a costruirci? Una persona ossessionata dal guadagno poi non sta messo peggio di chi, per esempio, ossessionato dalla lotta per i diritti umani o per l'ecologia o per la politica, dimenticando che la volontà di Dio non è mai di renderci schiavi di qualunque cosa, che sia questo il denaro o anche l'impegno. Ma soprattutto non dimentichiamo che questo testo non è una condanna. E neppure una minaccia, ma è una promessa. Affidatevi al Signore, cercate la Sua giustizia, vivete con la ricerca del Regno come priorità della vostra vita, e tutte le altre cose vi saranno date in più. Perché quello che il Signore ci offre forse non è la vita che la televisione, un certo tipo di società, vuole convincerci essere l'unica degna di essere vissuta, ma è sicuramente una vita piena di senso per cui si possa dire guardando indietro che valeva la pena di viverla. Ogni azione che ricerca il regno e la giustizia di Dio lascia un'impronta nella nostra vita che quando ci giriamo ci indica che seguiamo una strada. Ogni azione che segue solo il suo tornaconto e che nasce dall'ansia di costruire sicurezze fittizie non lascia traccia e quando ci giriamo siamo di nuovo in mezzo al nulla e non sappiamo come orientarci. Per i credenti i criteri non sono stabilità e sicurezza, perché il cammino della fede è in movimento perenne, dietro un Cristo che non ha neanche dove poggiare il capo, ma noi lo seguiamo, consapevoli della sua promessa. Il Padre si prenderà cura di noi ogni giorno. Amen. Ci raccogliamo in preghiera. Signore Dio nostro, ogni bene terreno è riflesso della tua grazia. E allora ti preghiamo perché possiamo fare buon uso dei tuoi doni. Come canali secchi ci presentiamo a te. Scorri attraverso di noi. Preserva la salute dei nostri corpi perché possiamo lavorare. E il frutto della nostra opera serva non solo a noi, ma a chi è nel bisogno. Preserva la sanità della nostra mente, perché i nostri giudizi siano saggi e possiamo prendere decisioni giuste. Preservaci nel coraggio della fede, perché nonostante le delusioni, le inquietudini o le domande lasciate irrisolte, possiamo affrontare la vita nella comunione con i fratelli e le sorelle davanti a te. Per i malati nel corpo e nello spirito chiediamo il tuo dono di guarigione. Per le persone sole e trascurate chiediamo la tua presenza che fortifica. Per chi è schiavo dei beni materiali chiediamo il tuo spirito che solo dona la vera libertà. Donaci al oh Signore di partecipare ai tuoi progetti di pace e di giustizia per questo mondo, come figlie e figli liberi e riconciliati. Ogni cosa te la chiediamo, nel nome di tuo Figlio Gesù Cristo, che ci ha insegnato a dirti: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta come nei cieli e anche su questa terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu hai il regno, la potenza e la gloria. Nei secoli dei secoli. Amen. E riceviamo la benedizione del Signore. L'amore del Signore Gesù ci attira a sé. Il potere del Signore Gesù ci fortifica il tuo servizio. La gioia del Signore Gesù riempie i nostri cuori e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, sia su di noi e rimanga con noi per sempre. A Avete ascoltato il culto evangelico valdese a cura del pastore Vito Gardiol.